ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Un quartiere invivibile. Questa la verità, dice una cittadina che vive da moltissimi anni in via Lago di Borgiano a Pescara, in zona Arancitelli. Non vuole rilasciare dichiarazioni davanti alle telecamere. Per lei e per gli altri residenti onesti parla il consigliere regionale Domenico Pettinari, che torna a denunciare le gravi criticità della zona: illegalità, spaccio, disturbo della quiete pubblica. E nel corso di una breve intervista c'è chi alza la voce e insulta lui, ma anche i giornalisti presenti. Lo chiedo subito: sfratto degli occupanti abusivi che non hanno diritto, coloro che non hanno i requisiti, tutti coloro che naturalmente hanno costantemente, spacciano droga ogni giorno. In questo momento stiamo per essere minacciati da persone, come vedete sono qui vicino, quindi siamo persone che si stanno alzando la voce, ma noi continuiamo, ci siamo col tricolore dell'Italia in questo momento, nonostante gli insulti e le minacce che stiamo ricevendo. Quindi quando lo diciamo non ci vogliono credere, ma è così, e chiediamo più controllo, pattuglie di H24 ogni giorno, H24, per cercare di arginare il fenomeno della criminalità e degli abusivi. Io mi auguro che chi comanda e chi governa ci dia una mano, faccia presto, perché qui non c'è più tempo da perdere, bisogna agire immediatamente. In sostanza, secondo Pettinari, con l'abbattimento del ferro di cavallo il problema rimane. Violenze e aggressioni, spaccio di droga tutti i giorni, dalla notte al giorno, H24, sotto questi palazzi dove stiamo noi. Vedete bivacchi, accampamenti, sporcizia diffusa, occupazioni abusive. Ci sono cittadini che non hanno i requisiti e sono ancora all'interno delle case popolari e le amministrazioni regionali e comunali non si sbrigano a sfrattarli, a cacciarli. E addirittura la farsa della farsa, ascoltate perché sono profondamente arrabbiato oggi, perché sta arrivando, è arrivata già in consiglio regionale, l'ennesima sanatoria porcata. Sanatoria significa che stanno per sanare le occupazioni di coloro che non hanno titoli per stare all'interno delle case popolari. Quindi io mi batto ogni giorno per cacciare delinquenti, criminali e pregiudicati, e c'è chi all'interno della regione presenta l'emendamento per fare la sanatoria degli occupanti senza titolo. Quindi coloro che dicono che io faccio propaganda si dovrebbero vergognare, metterci la faccia, venire qui accanto a me e dire che cosa stanno facendo in regione.